Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Teramo perché dopo più di 3 anni dal sisma gli sfollati delle case popolari di Teramo potranno finalmente tornare ad abitare in nuovi appartamenti. Da oggi l'ATER inizia a consegnare le chiavi di 50 delle 85 unità immobiliari assegnate al Comune di Teramo, un provvedimento strategico raggiunto con l'impegno di tutte le istituzioni. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. I numerosi sfollati teramani fuori casa da oltre 3 anni da oggi riceveranno le chiavi dei nuovi appartamenti acquistati per loro dall'ATER Teramo grazie ad una legge varata dall'ex giunta D'Alfonso. Un traguardo importante raggiunto grazie alla stretta sinergia di tutte le istituzioni che sono riuscite a concretizzare quel provvedimento. L'attuale giunta regionale, la Protezione Civile, l'ATER e l'amministrazione comunale di Teramo. E così 50 delle 85 unità abitative destinate al Comune di Teramo saranno assegnate in questi giorni. Per le altre 35 ci sarà bisogno di un nuovo bando. Rientrano a casa finalmente gli sfollati di Teramo? Non rientrano nella loro casa. Questo è importante però ricordarlo subito, nel senso che questo è un intervento importante. Si rientra in una casa insomma, che nasce all'esito, che viene concessa all'esito di una procedura lunga su cui abbiamo lavorato tutti in sinergia, però diciamo sempre una cosa, ribadiamolo sempre, l'obiettivo è la ricostruzione, l'obiettivo appunto è far tornare i nostri cittadini nelle loro abitazioni e quindi dobbiamo andare avanti in quella direzione. Questo però è solo il primo bando, adesso ce ne sarà un altro. Sì, attendiamo il numero definitivo delle case che l'ATER ha acquistato, fino a qualche tempo fa erano 85, adesso se ne consegnano 50. Noi siamo già pronti per avviare il secondo bando e diciamo così, assegnare subito le case che sono rimaste. Purtroppo le misure di contenimento del Covid-19 hanno imposto all'ATER Teramo la consegna scaglionata dei nuovi appartamenti. Nella giornata odierna ne sono stati consegnati 7 per proseguire poi allo stesso ritmo nei prossimi giorni. Soddisfatta dell'obiettivo centrato, la Presidente Maria Ceci. Grande soddisfazione, una grande soddisfazione soprattutto perché riusciamo oggi a consegnare le chiavi in una fase che non può essere ancora definita post-emergenziale, in una fase ancora di emergenza sanitaria, per cui sicuramente questo dimostra l'impegno dell'ATER, per garantire questi risultati, ma un impegno che sicuramente è il frutto di un lavoro sinergico svolto con la Regione Abruzzo, con la Protezione Civile e soprattutto con il Comune di Teramo. Cronaca, una persona è deceduta questa mattina a causa di un incidente stradale avvenuto ad Ortona lungo la statale 16 Adriatica in contrada San Donato. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta finendo fuori strada. I sanitari hanno cercato di rianimare l'automobilista che però è morto. La strada è stata provvisoriamente chiusa al transito in direzione San Donato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, i vigili del fuoco, le squadre ANAS e la polizia stradale per gli accertamenti della dinamica. Successivamente la circolazione è stata ripristinata in sicurezza. Cambiamo argomento adesso. Rifondazione Comunista contesta il progetto del masterplan studiato dal Comune di Pescara e che andrebbe a privilegiare cemento a scapito del verde urbano. Masterplan del Comune di Pescara, Rifondazione Comunista contesta in toto questo progetto che prevede, secondo voi, più cemento e meno verde in città. No, non secondo noi, infatti le carte parlano chiaro. Le aree tra la caserma del Corpo Forestale dello Stato, il comando del Corpo Forestale dello Stato, le Naiadi, attigue alla strada Parco e alla Pinetina Nord, sono state vincolate a verde dopo una battaglia durata anni e anni nel 2003 su proposta del sottoscritto e di Rifondazione Comunista. Cosa fa il Comune di Pescara su aree vincolate a verde, su cui ha già vinto al TAR e al Consiglio di Stato, reintroduce la possibilità di edificare per i privati? Il Comune dovrebbe espropriare quelle aree e unificarle in un grande parco con la Pinetina e invece propone una cosa che chiama attenzione
atterraggio di diritti edificatori non si sa da dove pescati e inventati e negati dagli stessi tribunali amministrativi in quelle aree lì. Noi quindi definiamo questo master plan Porta Nord una truffa, abbiamo presentato un'osservazione, ma soprattutto invitiamo la cittadinanza, le associazioni e gli stessi consiglieri comunali a opporsi a questa porcheria. Io auspico che il sindaco Carlo Masci, che per anni ha dichiarato di essere d'accordo con noi sulla destinazione verde di quell'area, intervenga, perché i suoi evidentemente non lo hanno ben informato su quello che vogliono fare, come al solito, per favorire interessi privati, non quelli pubblici. I privati proprietari di terreni devono essere espropriati e indennizzati, come prevede la legge. Faccio e concludo presente che se il comune non vuole investire oggi, lo farà domani, perché non c'è nessun obbligo di indennizzo in caso rimangano verdi. Ultima considerazione, il comune faccia anche pulire le aree, perché i privati sono tenuti a tenerle pulite. E adesso apriamo la nostra consueta parentesi in diretta. Oggi siamo a Penne, saluto, ritrovo con piacere Paolo Renzetti per parlare di un'azienda che insiste proprio sul territorio pennese e che, come vedete dal nostro titolo, è la Brioni. Un buon pomeriggio Paolo, un buon pomeriggio anche al tuo ospite. Grazie, grazie, buon pomeriggio a voi, un saluto ai nostri telespettatori. Hai detto bene Jacopo, siamo a Penne, ospiti della Brioni, e ringrazio sentitamente per l'ospitalità il dottor Alessandro Paparelli, responsabile direttore del personale mondo della Brioni. Grazie direttore per averci ospitato oggi in uno dei vostri siti produttivi, quello di Penne, della Brioni, azienda di oltre 1300 lavoratori, marchio conosciuto in tutto il mondo. Non dobbiamo ovviamente ricordarlo in questo momento, tanti negozi sparsi per il mondo, tanti siti produttivi, tutti in Abruzzo, tranne uno in provincia di Bergamo. Ma partiamo un po' da quello che è accaduto negli ultimi mesi, direttore, come avete gestito l'emergenza, com'è stata la ripartenza con le vostre maestranze per la produzione dei vostri vestiti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Durante il periodo di chiusura è stato fondamentale per noi innanzitutto comunicare costantemente con le persone. Noi abbiamo la fortuna di avere piattaforme moderne e anche particolarmente accessibili a tutti i nostri dipendenti, anche da dispositivi privati, e questo ci ha reso più facile comunicare con loro, rimanere vicini virtualmente, per così dire, per comunicare anche le direttive del governo e ovviamente le misure di sicurezza necessarie per il rientro. C'è stato poi un grande lavoro di squadra da parte di diverse parti dell'organizzazione, le risorse umane sicuramente, ma anche i servizi generali, i tecnici di produzione, per approntare tutte le misure necessarie, quindi garantire la distanza delle postazioni, approvvigionare i dispositivi di protezione individuale, i gel sanificanti per le mani, le procedure d'ingresso, e devo dire tutti hanno lavorato con grandissima disciplina e coesione. Sulle sanificazioni poi abbiamo fatto un lavoro particolare perché l'abbiamo anche ripetute subito prima della riapertura, e siamo andati quindi un po' oltre, diciamo, le richieste da parte delle autorità, ma l'abbiamo fatto con piacere perché era fondamentale per noi che le persone si sentissero tranquille nel rientrare in azienda dopo un periodo che è stato comunque per tutti anche emotivamente difficile. Nel rientro poi diciamo, ci siamo subito focalizzati, come tutte le aziende, sui protocolli condivisi, quindi abbiamo sviluppato un nostro protocollo molto dettagliato che abbiamo poi spiegato in anticipo, abbiamo distribuito e spiegato in anticipo ai nostri colleghi. Abbiamo svolto un lavoro anche di formazione e informazione, quindi abbiamo preparato materiale informativo molto diretto perché le misure principali di sicurezza fossero chiare a tutte le persone. Questo materiale tuttora tappezza i locali aziendali, e poi di nuovo sulla comunicazione
Abbiamo fatto un briefing di sicurezza in diretta, quindi una diretta video come si usa fare adesso, ma che è stata importante perché ha dato la possibilità a tutte le persone di fare domande o di richiedere chiarimenti. Le procedure di ingresso che avvengono proprio in quest'area sono state curate particolarmente con la presa della temperatura per ogni singola persona. Abbiamo potuto vedere qualche istante poco fa l'ingresso del turno delle 14. Esatto, poco fa appunto per il turno delle 2 del pomeriggio e viene presa la temperatura ad ogni singola persona, vengono distribuiti i dispositivi di protezione individuale evitando ogni forma di assembramento ovviamente. Io vorrei, direttore, parlare di una importante iniziativa che voi come altre importanti aziende abruzzesi e del paese avete messo in atto in queste ultime settimane, che è quella di aver riconvertito uno dei vostri siti produttivi con il progetto del filo rosso per la produzione di mascherine a Montebello di Bertona. Sì, siamo veramente molto orgogliosi di questo progetto, che è un gesto concreto di supporto alle nostre comunità locali in Abruzzo. C'è stato, devo dire, in questo periodo un senso di comunità ancora più vicino, ancora più forte, e si è sviluppato nell'ambito dei nostri team, di tutte le nostre persone in Abruzzo, ma non solo, anche all'estero. E abbiamo pensato di voler rendere diciamo, un servizio e trasferire questo senso di comunità anche al di fuori del brand. Quindi questo è stato il primo modo in cui abbiamo voluto realizzare questo, ed è un progetto che ci rende particolarmente orgogliosi. Siamo anche grati tra l'altro alle istituzioni, dal prefetto al sindaco di Penne di Montebello, per aver permesso queste attività durante un periodo di generale chiusura delle attività produttive, e l'abbiamo fatto ovviamente in totale sicurezza, ma la collaborazione e la sensibilità anche delle istituzioni è stata preziosa in questo. Devo dire che i nostri sarti sono abituati a mettere dettagli unici nei nostri prodotti, e anche qui non è stata un'eccezione. Insomma, anche se il prodotto è diverso, abbiamo inserito un dettaglio che è questo filo rosso con il quale tutte le mascherine vengono cucite, che per noi è il simbolo dell'unità e della vicinanza, del legame che abbiamo con la comunità nel senso più esteso. Direttore, quante mascherine sono state prodotte? Quante mascherine vengono prodotte? Insomma, vogliamo dare anche qualche numero a beneficio, certo, dei nostri telespettatori? Certo, ben volentieri. Allora, nella settimana, in uno spazio diciamo di una settimana, durante il fermo produttivo siamo stati in grado di mantenere un volume di 30.000 mascherine alla settimana. Adesso ovviamente con il riavvio delle attività produttive i nostri operai e le nostre operaie sono impiegate anche nella produzione normale, ma abbiamo ritenuto importante mantenere una parte del team tuttora attiva nelle produzioni di queste mascherine. Quindi continuerete a produrre mascherine anche per le prossime settimane, per i prossimi mesi, è questo l'obiettivo? Assolutamente sì, e questo progetto tra l'altro è un progetto che è nato ovviamente in prima battuta per rispondere all'emergenza del Covid-19, ma è un progetto permanente, quindi questo concetto del filo rosso rimarrà nei prossimi anni, ci saranno varie attività a beneficio delle comunità. Sono comunità che abbiamo intorno molto belle, sia comunità locali ma anche comunità di partner commerciali e di clienti e molto fedeli, che ci hanno dato tra l'altro testimonianza di grande amicizia in questo periodo, e il senso di questo progetto è proprio di rendere queste comunità sempre più vicine e di fare un servizio attraverso le risorse aziendali anche all'esterno. Prima di coinvolgere Jacopo Forcella da studio, io volevo chiederle un'altra cosa, perché c'è una storia particolare che riguarda uno dei vostri siti produttivi, che è quello di Curno in provincia di Bergamo. La Bergamasca è stata la zona del nostro paese più tristemente colpita da questa tragedia della pandemia del coronavirus. Vogliamo dire come avete con i vostri dipendenti, con il vostro personale a Curno in provincia di Bergamo gestita quella che è stata davvero un'emergenza nell'emergenza? Assolutamente, tra l'altro io mi trovavo a Curno appena prima, all'inizio della seconda parte di febbraio, ero in visita allo stabilimento di Curno,
e devo dire che le persone, i nostri colleghi di Curno sono stati eccezionali, hanno mantenuto una forza, una lucidità, una calma durante questo periodo davvero ammirevoli, così come tutto il nostro personale, ma in quel contesto ovviamente era ancora più difficile. Quindi ci siamo sentiti giornalmente, siamo rimasti in contatto molto ravvicinato con il personale di Curno ed abbiamo naturalmente disposto una chiusura ben in anticipo rispetto alle indicazioni governative, anche in considerazione della situazione particolare della provincia di Bergamo. Jacopo. Sì, innanzitutto buon pomeriggio e grazie della disponibilità ovviamente al dottor Alessandro Pavarelli. A cui chiedo una considerazione, se, visto che l'azienda è in un territorio che è stato anche zona rossa, ovvero il comune di Penne, se per quanto riguarda la formazione e l'informazione, di fatto purtroppo trattandosi di pandemia avete avuto un lavoro un po' più semplice, nel senso che da parte delle maestranze c'era già una coscienza preventiva. Sì, l'informazione, come dicevo prima, è stata assolutamente essenziale e quindi ci siamo tenuti ovviamente aggiornati anche rispetto alle ordinanze specifiche della Regione Abruzzo, del Presidente Marsilio, e abbiamo mantenuto un contatto diretto, appunto come dicevo prima, con le autorità. Io penso che ci sia in fondo centrale un concetto che è quello della responsabilità, che tutti noi abbiamo avuto modo, diciamo, di sperimentare in forme credo amplificate durante questo periodo. È una responsabilità che si articola in modi diversi, noi Brioni come marchio, ma anche il gruppo è particolarmente attento ad esempio a responsabili ambientali o altre forme di responsabilità sociale, ma in questo momento ripartire con la dovuta informazione è stato assolutamente essenziale. Un'altra considerazione, se avete già altre idee sulla scia di questo filo rosso, se è in cantiere qualcosa anche per il prossimo futuro. Assolutamente sì, siamo molto fortunati, abbiamo una comunità di maestranze, di colleghi davvero splendida, ma anche al di fuori dell'azienda ci sono comunità altrettanto meravigliose, quindi la comunità locale ovviamente, ma anche, come accennavo prima, comunità di partner commerciali e di clienti. Quindi l'obiettivo è di tenere sempre più unite, di creare un legame sempre più profondo tra queste comunità, e credo che una delle cose che ci ha insegnato questo periodo è il senso profondo di far parte di una comunità, quindi i legami che uniscono vari membri di questa comunità che vanno, abbiamo imparato tutti, ben oltre l'individuo, ben oltre la famiglia, ben oltre l'azienda. Quindi tenere uniti questi fili, questo filo rosso come noi lo chiamiamo, è fondamentale, e quindi da qui il progetto permanente che avrà altre iniziative negli anni a venire. Intanto abbiamo già deciso appunto di mantenere una parte del team, diciamo, permanente per il prossimo periodo a continuare a produrre mascherine, e già altri progetti sono allo studio sia qui che altrove nel mondo. Prima di salutarla, direttore, e di ringraziarla per l'ospitalità, vorrei parlare un po' del mondo Brioni per chiudere. Un'azienda conosciuta in tutto il mondo, dicevamo dei siti produttivi a Penne, Montebello di Bertona, Civitella Casanova e Curno, ma negozi che si trovano in tutto il mondo, da Roma, fuori dall'Europa, uffici commerciali che avete sempre nella capitale. È un marchio e una delle eccellenze dell'Abruzzo, ma io direi del nostro paese. Certo, assolutamente. E è stato bello, soprattutto in questo periodo, seguire le riaperture anche dei negozi, per cui i primi a cominciare a riaprire sono stati ovviamente i negozi in Cina, poi in Giappone. In Giappone c'è stata una seconda ondata, ma già adesso c'è la riapertura a valle di questa seconda ondata, e poi ovviamente i negozi italiani, quelli francesi e svizzeri la settimana precedente. Adesso stiamo aspettando l'Inghilterra ed alcune parti degli Stati Uniti, ma questo ci permette... Quanti negozi avete sparsi per il mondo? Abbiamo 25 negozi in ogni parte del mondo, ed è stato bello appunto vedere gli effetti di queste riaperture, quindi abbiamo già segnali anche in termini di vendite molto incoraggianti dai negozi che hanno cominciato a riaprire, Cina inclusa. Grazie, grazie davvero di cuore al dottor
dottor Alessandro Paparelli, direttore personale Mondo della Brioni. Complimenti anche per questa bella iniziativa del Filo Rosso con la fabbrica di mascherine. Da Penne tutto, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica, a te Jacopo. Grazie, grazie Paolo, grazie ovviamente anche al dottor Alessandro Paparelli. Noi continuiamo con il nostro telegiornale e parliamo di spiagge, perché nell'ordinanza regionale Abruzzo Sicura si parla anche di balneazione. La regione demanda ai comuni la gestione delle spiagge libere, ma non esclude che questi possano affidarle ai balneatori, che a loro volta potranno utilizzarle per compensare i mancati guadagni. Spiagge libere e meno libere, poiché affidate ai balneatori per compensare le perdite economiche subite a causa del distanziamento sociale. E quanto si apprende dall'articolo 15, sezione 3 dell'ordinanza regionale Abruzzo Sicura, tramite cui la nostra regione si allinea alle direttive del Consiglio dei Ministri. L'opportunità di poter utilizzare gratuitamente gli arenili, si legge nel testo, rappresenta un vantaggio per l'utenza, ma può creare delle problematiche nell'attuale periodo emergenziale. La regione quindi demanda ai comuni l'attuazione e il controllo delle misure di contrasto al contagio. Questi dovranno regolamentare gli accessi anche attraverso turnazioni per fasce orarie in cui ci si dovrà prenotare. Dovranno assicurare la pulizia delle spiagge e l'igienizzazione delle attrezzature comuni, affiggere cartelli informativi e controllare il comportamento dei bagnanti. L'ordinanza poi fa una distinzione tra spiagge libere di piccole e medie dimensioni e spiagge libere che coprono svariati chilometri. Per le prime i comuni potranno affidarne parte a strutture turistiche limitrofe, così da compensare le perdite economiche proporzionalmente alla diminuzione degli ombrelloni da poter piantare nella propria concessione. Insomma, i balneatori potranno rifarsi sulle spiagge libere tramite una sorta di privatizzazione, a patto che si accollino la vigilanza del rimanente tratto ancora d'uso della collettività. E questo benché le spiagge libere lungo la costa abruzzese siano in numero piuttosto esiguo, specialmente in prossimità dei grandi centri urbani, ovvero dove si concentra la maggior parte di quelle più piccole. Per quanto riguarda invece le spiagge di grandi dimensioni, i comuni potranno affidarne la gestione solo ad associazioni onlus o ambientalistiche, oppure alla protezione civile. Il comune di Silvi si sta già muovendo in questa direzione, è stato pubblicato un avviso rivolto alle associazioni di volontariato e no profit. Quelle che si mostreranno interessate entro il 25 maggio potranno ricevere l'affidamento temporaneo del litorale dal 15 giugno al 30 agosto. E l'estate significa spiagge ma anche vacanze. Allora, manifestazione a Pescara questa mattina dei titolari delle agenzie di viaggio che lamentano una crisi gravissima del settore che senza contributi rischia di affondare. È completamente in ginocchio perché fatturato totalmente zero, fermo, paralizzato dall'inizio di tutta questa storia. È veramente pazzesco come nessuno al governo, alle regioni, non si stiano rendendo conto, perché non sanno neanche che cosa vuol dire essere un'agenzia di viaggio. Abbiamo tutte le destinazioni chiuse, le frontiere chiuse, le regioni riapriranno sì il 3 di giugno, ma in che condizioni? In quali condizioni? Chi è che poi basta una curva del contagio che rialza che noi siamo di nuovo paralizzati? È veramente una situazione pazzesca e non possono trattarci come tutto il resto del mondo merceologico, perché noi abbiamo difficoltà sicuramente maggiori rispetto ad altri, perché non abbiamo possibilità di vendere nulla, quello è il grosso problema, non abbiamo possibilità di vendere nulla. In Italia rischiamo 500.000 persone che lavorano nel settore con le loro rispettive famiglie di rimanere a casa senza lavoro. La stagione non è mai partita, perché il momento in cui, ecco, febbraio, marzo, il periodo che comunque si cominciava a organizzare i ponti di primavera o magari le vacanze estive, purtroppo proprio in quel momento è capitata questa disgrazia. Né il governo regionale, che è ancora in letargo, tantomeno il decreto del Presidente del Consiglio in qualche modo ci è venuto incontro, non ha preso in considerazione nessuno delle nostre richieste. Cerchiamo una risposta, che ad oggi si sono preoccupati solo dell'ombrellone per andare al mare o del ristorante per andare a mangiare il pesce, e invece le nostre famiglie sono a casa. Il comune di Teramo, nell'adeguarsi al decreto rilancio, annuncia alcune novità per il settore della ristorazione. Il suolo pubblico sarà concesso gratuitamente fino al 31 ottobre e non sarà richiesta alcuna cauzione. Con la
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Rilancia Italia, l'assessorato al commercio del Comune di Teramo si adegua alle norme previste per bar e ristoranti e fissa le linee guida definitive per l'intero settore. Finalmente sono definitive le regole per bar e ristoranti. Esatto, come anticipato in conferenza stampa, a seguito del decreto legge 34, ieri siamo riusciti ad approvare la nostra delibera di giunta che ci permette di confermare quanto detto in conferenza stampa, quindi un raddoppio delle superfici occupabili e anche delle facilitazioni molto molto importanti per chi vuole occupare suolo pubblico, perché si tratterà praticamente di una banalissima richiesta di occupazione di suolo pubblico con una legata alla planimetria. Non ci sarà bisogno della commissione per l'autorizzazione, ma sarà direttamente l'ufficio traffico sostenuto dall'ufficio commercio a rilasciare queste autorizzazioni, quindi sarà rapidissima la procedura. Le novità riguardano soprattutto la concessione e il raddoppio dell'utilizzo del suolo pubblico, che comunque per gli esercenti resta confermato a costo zero. Il decreto e quindi anche il Comune, pur ribadendo tale disposizione, ne fissa il termine al 31 ottobre e non più al 31 dicembre. La cosa positiva però è che non ci sarà da pagare alcuna cauzione. Qual è la novità importante? È che noi avevamo anticipato in conferenza stampa che questa misura voleva essere prolungata fino al 31 di dicembre, ma il decreto legge ha deciso che sarà fino al 31 di ottobre, quindi una data diciamo meno prolungata nel tempo, però con un'importante novità sulla cauzione. Mentre noi avevamo ridotto del 50% la cauzione, in questo caso possiamo rendere completamente gratuita la cauzione, quindi nessun costo né come canone COSAP né come cauzione per chi vuole occupare suolo pubblico. È un'importantissima novità. Imponente operazione di Confagricoltura per porre rimedio alla carenza di manodopera nella piana del Fucino. Rientrano in Italia 500 lavoratori dal Marocco. Il primo aereo atterrerà oggi nel tardo pomeriggio. Sono in arrivo dal Marocco 248 lavoratori altamente qualificati richiesti da 40 aziende agricole operanti nella piana del Fucino. L'imponente macchina organizzativa è stata messa in piedi dagli imprenditori della zona con la regia di Confagricoltura L'Aquila, che ha organizzato due voli charter Casablanca-Pescara che porteranno nuova linfa all'economia fucense, messa in ginocchio dalla carenza di braccianti registrata a causa del lockdown. Si tratta di manodopera altamente qualificata che da oltre 10 anni opera nelle aziende del Fucino, la maggior parte marocchini con doppia cittadinanza italiana. Dall'aeroporto d'Abruzzo quattro autobus porteranno i lavoratori nella Marsica, dove trascorreranno 14 giorni di quarantena per poi riprendere il lavoro nelle rispettive aziende. Previsti altri due voli dal Marocco per un investimento totale degli imprenditori che sfiora i 200.000 euro. Ci sono lavoratori qualificati, lavoratori che appunto hanno dei ruoli di importanti all'interno delle aziende, non è solamente manodopera necessaria per le operazioni di raccolta. Questi lavoratori erano ripartiti per il Marocco la metà di dicembre e dovevano rientrare qui per riniziare la campagna presso queste nostre aziende agli inizi del mese di marzo, quindi sono rimasti bloccati lì proprio per effetto delle chiusure che ci sono state sia in Italia sia anche in Marocco. Se riusciamo a fare il quarto volo significa che noi abbiamo portato qui 500 lavoratori, che è un numero imponente per la nostra zona. Tenga conto che ne mancano ancora 2.000, quindi gli spazi per lavorare ci sono. È chiaro che bisogna cambiare un po' la mentalità e poi non avere tanti pregiudizi nei confronti di questo lavoro. Io sento troppo sui social molti pregiudizi da parte magari anche di gente che non è del mestiere, che parla solo per partito preso. Noi dobbiamo far riscoprire che il lavoro è dignitoso in tutte le parti e gli imprenditori ci mettono la faccia e ci mettono i soldi, in questo caso perché stanno pagando loro i viaggi aerei che non costano poco. Adesso parliamo di sport, calcio. Ci sono contenti e scontenti dopo le decisioni del Consiglio federale di ieri, che ha approvato la prosecuzione delle stagioni dei campionati professionistici e ha dato lo stop definitivo ai campionati dilettanti. Alla soddisfazione della Lega di Serie B fa da contraltare la rabbia della Lega Pro. Andrea Costantini.
tornare in campo per finire la stagione. Le decisioni del Consiglio federale erano attese da Serie A e Serie B, ma spiazzano la Lega Pro. Questo si riflette sugli umori dei vertici delle rispettive leghe. Il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha espresso la sua soddisfazione in una nota: in Consiglio federale è passata la linea a cui abbiamo dedicato diversi mesi di lavoro e che è sempre stata coerente con la volontà di tutta la Lega B di ripartenza nel segno del merito sportivo. Ora avanti con le riforme necessarie a mettere in sicurezza il sistema e per questo non più rimandabili. Anche il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, più volte si è espresso in tale direzione. Pur mettendo al primo posto la salute, secondo il massimo dirigente biancazzurro, la ripresa del campionato restava l'obiettivo da perseguire con tutti i rischi connessi da calcolare. Il club in effetti è pronto, perché ha le strutture, perché sta approntando tutti i test propedeutici da protocollo agli allenamenti collettivi che inizieranno a fine mese. Tamponi, test sierologici, più tutti quelli atletici normalmente previsti per i calciatori. Mastica amaro invece la Lega Pro. Non è bastato al presidente Ghirelli presentarsi al tavolo federale con il voto dell'assemblea che chiedeva la sospensione definitiva del campionato, con annesse proposte di promozione e blocco di retrocessioni e ripescaggi. Quello che è uscito dal Consiglio federale non mi soddisfa per nulla, ha tuonato in una nota Ghirelli. Noi non siamo in grado di tornare a giocare, ce lo hanno detto anche i 60 medici sociali. Quello che si sa del nuovo protocollo ci porta a dire che sarà ancora più dura per i nostri club. Discuterò ancora una volta con i presidenti con la stessa chiarezza con cui l'ho fatto da sempre. Nelle scarne dichiarazioni apparse sul sito ufficiale, il presidente del Teramo, Franco Iachini, non ha nascosto il suo disappunto, tanto più marcato alla luce delle incertezze sulla sua prosecuzione o meno al timone biancorosso. Siamo rimasti tutti sorpresi dal contenuto, ha detto Iachini. Aspettiamo di leggere la delibera in tutti i suoi particolari per poi capire come si dovrà effettivamente procedere. Resta da vedere come la Lega Pro chiuderà la stagione, perché tempo per tutte le gare di campionato e di playoff non c'è, visto che l'annata sportiva 2019-2020 si esaurirà a fine agosto. Chi non ha di questi problemi è la Lega Nazionale Dilettanti. Tutti i campionati dalla Serie D in giù sono stati definitivamente sospesi e la stagione chiuderà il 30 giugno. Ora si attende di sapere quali saranno i criteri per promozioni e retrocessioni. La decisione definitiva sarà del Consiglio federale, ma già domani si terrà un importante consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti che vaglierà delle proposte da portare sul tavolo della Federcalcio. Circa le promozioni, possibile che vengano mandate in C le 9 squadre in vetta alla classifica. Nel girone F toccherebbe al Materica, anche se il presidente Canilla ha già fatto sapere che, avendone titolo, si iscriverebbe in Serie C solo se ci sarà un abbattimento di contratti, stipendi, oneri fiscali, fideiussioni, insomma, solo se sarà una categoria sostenibile, dato il momento. Circa le retrocessioni, c'è chi pensa ad un blocco, chi a quelle delle ultime due in classifica. Nel girone F dunque traballa la posizione del Chieti, che occupa il penultimo posto. E con questo servizio si chiude la prima edizione del nostro telegiornale. I contributi che avete appena visto li trovate già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.